Sulla vicenda del castello Federiciano di Lucera, in cui nei giorni scorsi il sindaco Antonio Tutor ed un consigliere locale avevano attuato una clamorosa protesta con tanto di sciopero della fame, registra un'importante novità. Lunedì scorso il primo cittadino ha incontrato privatamente a Foggia la responsabile della sovrintendenza, dottoressa Bonomi, e il professor Giuliano Volpe dell'Università di Foggia. L'incontro ha messo in evidenza dei punti importanti, come ha detto il primo cittadino. Svevo in un post su Facebook. Faremo richiesta al Ministero per l'incontro previsto nel mese di settembre per chiedere il restauro conservativo della città muraria pericolante, delle sei torri del lato sud, del Palatium e del finanziamento del percorso di camminamento della cinta muraria per rendere possibile una passeggiata a piedi su tutto il perimetro del castello. Intanto è stato acquisito il progetto definitivo dei lavori, il dissesto del versante castello inviato a tutti gli enti preposti, dopodiché si passerà alla progettazione definitiva e al bando per l'esecuzione delle opere. Resta da capire soltanto la data dell'incontro a Roma. Mimmo Siena, Speciale News Web 24.